In questo video dimostrali che non sei colpita dal suo rifiuto e guarda come ti cerca. Prima però metti un like, condividi questo video con i tuoi amici e iscriviti al canale gratuitamente, ovviamente attivando la campanella, così riceverai le notifiche dei miei video. Seguimi su tutti i miei social e se vuoi, puoi fare una piccola donazione al canale andando nella home page, andando sotto il video e cliccando sul tastino Super Grazie. Inoltre, se vuoi, puoi abbonarti al canale andando nella home page, questa volta, tastino abbonati vicino al tastino iscriviti, seleziona l'abbonamento che preferisci. Ma veniamo al tema. Dimostragli che non sei colpita dal suo rifiuto e guarda come ti cerca. Allora, se un uomo ti rifiuta, tra virgolette, ma rifiutare non è che rifiuta di buttartelo dentro, potrebbe rifiutare il tuo amore, potrebbe rifiutare la tua proposta di relazione, oppure potrebbe rifiutarti da un punto di vista relazionale, cioè di essere, perché poi questo è quello che succede, cioè di solito non vuole avere una relazione a 360 gradi con te, ma al massimo vuole avere una relazione, diciamo così, a 90 gradi. E magari a te una relazione soltanto a 90 gradi non ti sta bene perché ne vorresti una a 360 e quindi ti senti di fatto rifiutata. Magari non rifiutata come femmina da monta, diciamo, da svuotamento. Ma ti senti rifiutata come donna che deve essere amata, come donna che deve essere apprezzata, ti senti rifiutata in questo senso, diciamo così. E allora, cosa fare per, diciamo, evitare? Perché di solito quello che si fa, quello che le donne fanno, quando vengono rifiutate in questo modo è o iniziano a frignare, facendo le malgagoste, cioè come dire il verso dell'aragosta poverina buttata nell'acqua bollente, questa frignata, oppure cosa fanno? Cosa fanno? Se la prendono, iniziano a cercare si incazzano e iniziano a dire: ecco, sei uno stronzo, dopo tutto quello che io ho fatto per te, e lui ti dirà: ma io non ti ho mica chiesto niente, dopo quello che io ti ho dato questo, ti ho dato quello, ti ho dato il mio amore, ti ho dato il mio affetto, e tu continui sempre a giovedì sera al parcheggio del cimitero, oppure non lasci mai tua moglie, mi hai promesso che l'avresti lasciata, e invece no, non la lasci da anni, mi prendi per il culo, bla bla bla. E quindi inizi, diciamo, a incazzarti, e questa è un'altra cosa che puoi fare, oppure manifesti, diciamo, un interesse di diverso tipo, di diversa natura, inizi a comportarti, diciamo, abbassando la tua autostima, cioè accetti questa condizione, magari di essere considerata come in secondo piano, diciamo così, come l'ultima ruota del carro, accetti di essere considerata come non prioritaria nella sua vita, ma soltanto appunto come una tromba amica, come una donna en passant, e soffri per questo in silenzio, portandoti dietro dei rammarichi, perché talvolta poi si vivono dei sensi di colpa, dei rammarichi che possono essere rammarichi, ti pentirai anche magari di aver fatto delle cose che non avresti dovuto fare, quindi un pentimento per rimpianto, oppure un pentimento per rimorso, magari perché ti fai la colpa di aver fatto, forse quella volta ho fatto, quella volta ho detto,
è magari colpa mia, o vivrai anche magari rabbia, rancori verso di te, ma di fatto avrai dei grossi rammarichi, cioè delle sofferenze profonde che in qualche modo si insinueranno, si infileranno dentro la tua vita e ti genereranno un forte stato di sofferenza. Ecco, questo è quello che di solito succede. E allora devi invertire la clessidra, devi invertire le cose e per far sì che questo avvenga, quello che devi fare è dimostrare indifferenza. Cioè, se questa persona non ti dà quello che vuoi, tu non devi né dire né A, né B, né C, né D, perché tanto non serve un Kaiser. Non devi incavolarti, devi semplicemente trovare la tua forza interiore, perché tu hai una forza interiore, e questa forza interiore cosa servirà? Servirà a far sì che tu gli possa dare completa indifferenza, cioè intanto non lo cercherai assolutamente più, non ti dimostrerai assolutamente colpita dal suo rifiuto, non lo ricercherai più, andrai verso altre persone, direttamente verso altre persone, te ne fotterai perché nella tua testa deve entrare questo messaggio. Non è che una persona che si comporta in questo modo io devo stare lì ad adulare, devo stare lì a fare, cioè io me ne fotto se questo non si comporta come io voglio, me ne fotto, me ne fotte, me ne fotto. Questo è quello che devi pensare, devi lasciarlo veramente nel suo brodo. Devi lasciarlo a pensare, ma come mai questa persona che prima era così disposta a darmi quello che voleva, adesso se ne va, si toglie dai piedi, ma per quale motivo? Per quale motivo succede questo? Forse avrà trovato un altro, però è ovvio che poi non devi più dargliela, devi trovargli delle scuse, ma quando lui poi ti cercherà, tu dovrai solo trovare scuse, inventarti solo scuse, anche scuse strane. No, guarda, stasera non vengo perché ho una cosa da fare, ma poi dai, ti dirò. Oppure, no, guarda, ho un invito a cena dal capo ufficio, sai? Oppure ho un invito qua, un invito là. No, guarda, non riesco, mi piacerebbe tanto vederti, ma no, ho da fare, devo spazzolare le bambole. Questa sera, oppure un nuovo hobby, un qualcosa, ma capiterà l'occasione, non ti preoccupare, tu sei sempre nei miei pensieri, cioè devi prenderlo per il culo, cioè a voce fa quello che faceva lui, no? A voce ti diceva sì, sarai, sarai, ma poi nei fatti ti faceva così e tu dovrai fare esattamente la stessa cosa, gli racconto un sacco di palle, un sacco di frottole, ma non sta, ma veramente tu ti trovi altre cose da fare però. Perché basta interagire, basta darsi da fare un po' nei social, basta frequentare posti diversi, perché poi la vita è fatta di interdipendenze, è fatta di combinazioni. Se tu inizi a frequentare ambienti diversi, se tu inizi a frequentare posti diversi, dove puoi trovare ovviamente delle persone allineate col tuo target, inizierai a interagire, ma soltanto interagire, e a questo gli dimostrerai che non te ne fregherà assolutamente niente del suo, tra virgolette, rifiuto, tra virgolette, diciamo, essere, poco interessato a te. Ecco, quindi questo è quello che devi imparare a fare e vedrai che se ti comporterai in questo modo, beh, le cose cambieranno anche perché questa cosa qua ti darà un orgoglio, ti darà una forza, ti darà un'energia, ti darà la voglia di, come dire, vivere meglio la tua vita. E quindi questa energia che sentirai nascere da di dentro sarà, una nuova opportunità perché le persone poi si aggrappano, si innamorano di persone che hanno energia, di persone positive, di persone forti. Questo è quello che devi diventare e vedrai che le cose cambieranno radicalmente nella tua vita. Bene, metti un like se il video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici.
Ovviamente iscriviti gratuitamente al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E se vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che vai sotto il video, clicchi sul tastino super grazie per una piccola donazione. Se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastino abbonati che sta vicino al tastino iscriviti, se non lo vedi con l'app del cellulare o del tuo computer, e poi selezioni l'abbonamento che preferisci. Bene, per questo video è tutto.